Campania 2020 è uno spartiacque sia politico che amministrativo per la nostra regione e il nostro territorio. Siamo con l'onorevole Andrea Cozzolino, eurodeputato, politico di lungo corso, uno che il territorio lo conosce bene, oggi qui a Casaluce per questa iniziativa. Che cosa si deve aspettare il territorio, soprattutto quello casertano, da questa campagna 2020? Ma intanto bisognerà lavorare nelle prossime settimane per fare anche un bilancio dell'esperienza di governo regionale di questi anni, che mi pare si stia delineando come un bilancio positivo. Insomma, sono state affrontate molte questioni, alcune sono in via di soluzione, altre sono, hanno un quadro, diciamo, anche di risorse finanziarie significativo, quindi io credo che innanzitutto bisognerà tracciare un bilancio e poi in primavera prepararsi politicamente sulla base anche di un programma ad avere i prossimi 5 anni come anni importanti. Avremo una nuova programmazione delle risorse comunitarie importanti da programmare e da finanziare. Può essere su alcuni campi davvero i prossimi 5 anni, anni di svolta, penso a come tuteliamo e difendiamo il nostro patrimonio industriale, agroindustriale nel casertano, come finalmente mettiamo a sicuro i nostri territori dai grandi problemi ambientali, come garantiamo una maggiore capacità di occupazione soprattutto per le giovani generazioni. Come affrontiamo e risolviamo definitivamente il tema di una sanità pubblica in grado di rispondere alle esigenze del nostro territorio. Insomma, mi pare che ci avviciniamo a un appuntamento elettorale che deve essere per tutti i cittadini innanzitutto un momento di verifica del lavoro svolto e poi un rinnovato rapporto con le istituzioni regionali per delineare un programma, diciamo, di svolta definitivo della Campania per i prossimi anni. De Luca ha fatto un lavoro straordinario, importante. Io credo che adesso è tempo che la politica, le forze politiche facciano un confronto e se trovano un terreno unitario come io mi auguro, il centrosinistra deve ricandidarsi a guidare la regione. Ricandidarsi a guidare la regione con Vincenzo De Luca? Ma io credo che De Luca abbia tutto il diritto di far valere, diciamo, un programma di lavoro intenso che è stato fatto. Ovviamente, come sempre accade, in 5 anni si commettono anche un sacco di errori, quindi è nelle cose umane, diciamo così. Ma De Luca, io credo che ha la titolarità per proporsi agli occhi delle forze politiche, del mondo civico, dei cittadini della Campania come il governatore dei prossimi 5 anni. Ovviamente spetta alla politica, spetta all'insieme delle forze del campo del centrosinistra, qui in Campania come a livello nazionale, determinare quel necessario equilibrio. Noi siamo nella regione dove abbiamo un partner importante come il Movimento 5 Stelle, qui il Movimento 5 Stelle ha conosciuto una crescita significativa nelle tornate elettorali precedenti, quindi è evidente che l'interlocuzione con loro sarà importante, ma io credo che possiamo farlo anche grazie al lavoro che De Luca ha svolto. Nei prossimi 5 anni centrale sarà anche il ruolo dell'Europa. Il primo blocco di finanziamenti europei è stato speso male sul nostro territorio. Oggi che cosa si devono aspettare, soprattutto gli enti locali, dal futuro trend di finanziamenti? Ma intanto ci saranno delle novità, noi avremo un utilizzo delle risorse molto legato al territorio, cioè, ci saranno i grandi progetti che accompagneranno sempre la programmazione delle risorse comunitarie, però per la prima volta noi faremo molto affidamento alle autonomie locali, ai comuni soprattutto i comuni sotto i 50.000 abitanti. Avremo un programma specifico di finanziamento, quindi sarà questa un'occasione importante per tanti comuni casertani che sono sotto i 50.000 abitanti di poter svolgere una funzione significativa nell'utilizzo delle risorse comunitarie, quindi bisognerà anche preparare la classe dirigente amministrativa locale a utilizzare queste importanti e nuove occasioni di risorse che l'Europa metterà a disposizione. E poi avremo anche altri grandi obiettivi, insomma, come avete visto, il nuovo presidente, la nuova presidente della Commissione europea, il nuovo Parlamento, proprio ieri abbiamo discusso e votato questo nuovo accordo sull'ambiente. Beh, Caserta è una città, è una provincia dove il tema dell'ambiente è cruciale, quindi l'Europa sarà molto presente in questo territorio perché metterà a disposizione risorse, incentivi, politiche in grado di superare una crisi ambientale che ci accompagna da molti anni e che può essere un'occasione straordinaria per questo nostro territorio.
Questo vale anche per tante altre realtà del Mezzogiorno, ma quindi Caserta può davvero guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti, perché si tratta di appuntamenti in cui le risorse che avremo a disposizione, le politiche che avremo a disposizione possono aiutare questo territorio davvero a uscire da una situazione difficile. Grazie all'onorevole Andrea Cozzolino e al prossimo appuntamento. Grazie a voi.